come alcuni strumenti che sono stati sviluppati fanno sì che sul nostro computer ogni giorno nella vita quotidiana venga eseguito moltissimo software non libero, e in effetti la maggior parte di noi non ne sono nemmeno consapevole. Quindi questo talk non è minimamente specialistico, ma ha proprio lo scopo di far pensare su questo argomento. Allora, l'articolo di riferimento si chiama The JavaScript Trap, scritto da Richard Stallman, o Stallman, in cui sostanzialmente si fa notare come dal 2005, in versione di Ajax, ora vi spiego tutti questi nomi che sembrano cadere dall'alto, abbia fatto sì che molte ditte che si occupano di internet, pensiamo a Google, pensiamo a Facebook o altro, utilizzino l'utente non solo come utente finale che va a leggere le loro pagine, ma queste compagnie, tramite le tecnologie che ora cercherò di farvi vedere brevemente, fanno sì che sul computer dell'utente vengano eseguiti dei veri e propri comandi, del vero e proprio software, e quindi diciamo il mondo del web ha cambiato la sua struttura. Un tempo un utente si connetteva a una pagina e leggeva il contenuto di questa pagina. Quello che appunto è il JavaScript era stato pensato come un modo per migliorare la fruizione dell'utente del contenuto di questa pagina. Adesso, se voi pensate alla vostra pagina Facebook, dove sul diario vengono postati nuovi elementi, la pagina si trasforma, vedete le pagine degli altri, c'è un'interazione molto attiva, e il software non viene eseguito solamente sul server, sul sito di Facebook o di Google, ma c'è un'interazione continua, uno scambio di informazioni e di software che investe anche l'utente. Rispetto alle categorie tradizionali di cosa è software libero e cosa non è software libero, questo preciso aspetto complica lo scenario, perché in effetti il software che voi appunto scaricate senza sapere, mentre vi connettete da queste pagine, è leggibile, nel senso che, adesso vi mostro, questa è una pagina vuota. Allora, voi potete andare a indagare cosa c'è dietro una pagina vuota. Allora, dietro una pagina vuota c'è una struttura molto complessa che noi utenti non vediamo e che ha veramente, dà lavoro a tantissime persone la gestione di questa struttura, ed è molto complesso appunto interagirvi correttamente. Vediamo adesso, vi faccio vedere un paio di filmati per darvi un'idea di cosa può succedere. Non dovete capire tutto ciò che c'è scritto, ma dovete solamente apprezzare prima di tutto la quantità di dati che passano, e in secondo luogo la complessità di questi dati. Questo è lo scopo di questa presentazione. Allora, partiamo con... Allora, DuckDuckGo è un sito in cui è possibile fare delle ricerche. Voi cercate delle pagine su internet e in realtà lo scopo di questo sito è quello di darvi subito una risposta. Se poi la risposta non è immediata, quella che trovate, allora potete cercare le pagine, una sorta di Google, diciamo, lo vedrete. Questo è il filmato. Allora, si parte inserendo l'indirizzo della pagina. Questa è la struttura che vi ho appena fatto vedere. La pagina vuota, dietro la pagina vuota c'è tutta questa struttura molto complessa che mettevo in evidenza. Adesso, questa ricetta risale, farà la ricerca, andrà su DuckDuckGo, che è quello che dicevo adesso, e vediamo cosa succede appena uno preme invio, diciamo invia la ricerca, quanti dati vengono scambiati e quanto è complesso. Vedete, intanto la struttura è cambiata, è apparso questo oggetto, questa riga che prima non c'era, che sta proprio per DuckDuckGo, è un oggetto proprio, è un pezzo di software che il sito ha fatto scaricare sul nostro browser, sul nostro
programma che ci consente di andare su internet. Vediamo, cerchiamo adesso, cercavo di mantenere le cose più semplici possibili, vediamo, diciamo, cosa succede analizzando e cercando. Allora, adesso prendo un altro strumento, sto usando Firefox, questi sono tutti strumenti liberi che vi sto facendo vedere. Questo strumento ci fa capire quando io semplicemente scrivo la lettera C nella barra di ricerca, quindi non ho ancora premuto invio, vedete, immediatamente avviene uno scambio di dati tra il me e il server. Si può analizzare lo scambio di dati, come vedete è molto complesso tutto ciò che sta avvenendo, si può leggere il parametro di questi scambi di dati e, come si vede, ciò che è stato inviato è la lettera C, come era del resto ragionevole. Vediamo cosa ci ha risposto. Il server ci ha risposto, come vedete, dei suggerimenti. Quindi già solo a digitare la lettera C io ho come suggerimento Craigslist, craigslist.com e così via. Perché dalla lettera C il server fa un'inferenza di quali possono essere le parole che mi interessano e mi risponde. Ora io scriverò ancora, continuerò fino ad arrivare alla parola ciao, credo. Qui vi facevo vedere cosa accade, vedete, l'oggetto è molto complesso e durante la navigazione questi oggetti vengono creati, distrutti e modificati in modo continuo, cioè il server e l'utente stesso hanno la capacità di lavorarci, di interagirci, e tutto ciò noi non lo vediamo direttamente. Adesso io scrivo ciao e premo invio, vedo, sì, perfetto, vedete, ho i suggerimenti. Sono passati altri dati, come potete vedere, qui sono i tempi in cui passano i dati. Dentro l'oggetto che vi avevo fatto vedere prima, vado a cercare nelle sottocartelle, vedete, è apparsa questa, si chiama result.languages, e all'interno troviamo l'elenco di tutti i risultati, vedete, enciclopedia, ciao e così via, che sono quelli che mi dava... che mi dà, diciamo, che mi trovo sulla pagina una volta inviata la ricerca ciao. Ora, quello che state vedendo sembra estremamente complesso, e lo è, però considerate che tutto ciò che vedete io posso capirlo a priori, perché il codice che viene eseguito è libero, quindi DuckDuckGo mi dà la possibilità di leggere il software che viene eseguito. Quindi, benché sia estremamente complesso, io posso rintracciare le funzioni una a una. Ciò, purtroppo, non avviene con Facebook. Quindi, se voi... Adesso io ho oscurato i miei amici, vedrete... non vedete quasi niente di Facebook, perché per motivi di privacy non vi potevo far vedere troppo. Però vorrei farvi apprezzare l'enorme quantità di dati che passano e l'enorme complessità di informazioni che riceviamo e che inviamo, che non siamo in grado di comprendere perché sono offuscate. Cioè è una specie di nuvola di informazioni troppo complessa affinché un semplice utente, ma badate, anche persone molto molto pratiche della materia, riescano a decodificare tutte queste informazioni. E diciamo, questo filmato è qui per dimostrarvi, e ora ve ne parlerò con altri due esempi brevissimi, quanto software non libero ogni giorno, ogni momento della giornata ci troviamo a eseguire. Ora vedete, i file che passano sono di tutti i tipi, sono immagini, io ho selezionato per esempio delle immagini e dei file JavaScript, vedete, sono centinaia. Adesso quando l'immagine si sposta in basso vedremo che mi sembra sono circa 2 megabyte di informazioni che passano solo per aver caricato la prima pagina di Facebook, cioè non ho ancora fatto niente e già l'ambiente è troppo complesso per essere compreso. Ora, anche qui si fa, insomma, si vedono dei piccoli esempi, per esempio quello che si vedeva prima, no? Quando io cercavo la parola C, era chiaro, no? I file che abbiamo fatto vedere prima c'era l'elenco dei suggerimenti e si riusciva a leggere. Guardate invece cosa succede quando io cerco, per esempio, negli amici, nelle pagine, nei luoghi, eccetera, la parola C,
e Facebook inizia a darmi dei suggerimenti. In questo caso i suggerimenti che mi dà purtroppo sono troppo complicati per essere interpretati da un utente normale e, ripeto, anche da utenti molto esperti. Ora cercherò di andare un po' avanti. Ora qui avevo già selezionato ciao, per esempio, vado a ricercarmi l'interazione tra me e il server che c'è stata quando ho appunto premuto. Vedete quanti ce ne sono? Veramente, eccolo qui, era così, legge, vedete? 2 megabyte e mezzo solo di dati vari, eh? Ora vado a prendere uno degli ultimi, se non l'ultimo, che è quello in cui io pigiavo ciao e volevo avere dei suggerimenti, e vediamo quanto è complesso l'interazione. Tra pochi secondi sarà. Ecco, questo è diciamo l'header. Ecco, vediamo i parametri. Ecco, nei parametri, scendendo prima o poi, ecco, finalmente appare la parola ciao, ma vedete, tutte queste altre informazioni sono molto utili per Facebook, ma noi non riusciamo a decodificarle in modo semplice. E questa è quello che io ho inviato inconsapevolmente. Vediamo la risposta. La risposta è molto interessante perché è una cosa semplice, però si riconosce, per chi è abituato a vedere del software, che questo è letteralmente, non sono solo dati di testo, ma è in effetti un programma molto semplice. In questo caso è stato selezionato apposta. Ci sono delle situazioni in cui Facebook lancia indietro programmi ben più complessi e ben più difficili da interpretare. Quindi, diciamo, questo serve sostanzialmente a invito a ragionare prima di tutto sulle quattro libertà del software, che io vado veloce sperando che quasi tutti l'abbiamo sentito parlare. La libertà zero è quella di eseguire il programma come si desidera e a qualsiasi scopo. Io non sarei in grado di eseguire programmi di Facebook a qualsiasi scopo e come lo desidero. La libertà di studiare il funzionamento e modificarlo secondo le proprie necessità, anche qui non sono capace. Libertà di ridistribuire le copie che ho effettuato. Io potrei fare delle copie a caso e ridistribuirle, ma sarebbe nonsense, non avrebbe alcun significato. E la libertà di migliorare il programma e ridistribuirlo migliorato, anche qui non sono in grado di eseguirla. Questo talk, diciamo, sarebbe concluso se non fosse che vorrei parlarvi brevemente in 35 secondi di due possibili effetti sociali. Non sto a parlare qui di privacy o di sicurezza, che sono ovviamente temi molto collegati con quello che abbiamo visto, ma due temi sociali che hanno a che fare con questo fenomeno. Uno è stato introdotto da questo signore, si chiama The Filter Bubble, cioè è intorno a noi esiste una sfera che ci filtra le informazioni. Per esempio Facebook, non so voi quanti amici avete su Facebook, avendone tanti non potete vedere tutti insieme ciò che loro scrivono sulle loro pagine, quindi è Facebook che deve decidere quale mettervi in cima. E per esempio Facebook ha un algoritmo molto complesso che tra l'altro recentemente è in fase di cambiamento, però non è pubblico, non si sa il modo esatto in cui Facebook riordina queste informazioni. E è successo, molte persone hanno notato questa cosa, che la quasi totalità delle informazioni scritte da altre persone che voi vedete sulla vostra pagina sono informazioni molto simili a quello che Facebook crede a voi piaccia. Per esempio, questo signore si è accorto di questo fenomeno perché lui è un attivista molto, appunto, molto attivo in America, diciamo nella zona liberal, e aveva degli amici del Tea Party che scrivevano post molto diversi dai suoi. All'inizio lui li vedeva, quindi aveva una specie di contraddittorio rispetto a quello che scriveva. Dopo un certo periodo ha smesso, cioè Facebook ha smesso di fargli vedere anche i commenti e ciò che scrivevano le persone appartenenti al Tea Party. Il rischio grosso di questo fenomeno, che si vede sia con Facebook ma anche con Google, per esempio, se io cerco Egitto su Google, oltre alle notizie di ANSA, ho delle notizie sui viaggi, su cose turistiche. Un attivista egiziano che cerca Egitto ha una serie di informazioni che riguardano le proteste in Egitto, il governo, eccetera.
Quindi il rischio enorme dal punto di vista sociale è che ormai abbiamo molte statistiche che ci dicono che tante persone si fanno un'opinione su tanti argomenti solo utilizzando Google e Facebook. Il rischio è che tramite questi filtri le persone si sentano sempre di più chiuse dentro appunto una sfera che le isola rispetto al contraddittorio, rispetto all'idea altrui. Vado velocissimo, un altro esempio che è leggermente è collegato a quello che vi ho detto, ma non in modo diretto, è questo. Allora, questo signore ha presentato l'anno scorso a Stanford una conferenza molto interessante, e quelli che vedete sono due farmaci. Comunque, a monte di questo problema, c'è il problema che Facebook sa come la penso io, esatto, e il modo per cui lo sa, quello che ha inventato Facebook si è parlato di chat di informazione in questo senso. Allora, io non voglio entrare ora sulla privacy e poi sulla sicurezza. Ho cercato nel mio parlare di allontanarmi da questo argomento, che è un argomento molto complesso e molto caldo. Però sicuramente se Facebook o Google hanno tutte queste informazioni è perché noi le abbiamo date. Quindi il punto centrale che a me interessa, proprio perché siamo a Linux Day, è quello di fare in modo che le persone guadagnino una certa consapevolezza su ciò che fanno e su ciò che significa la loro interazione con questi strumenti. Vedere cosa c'è sotto un browser, quindi cosa accade quando noi cerchiamo su internet o quando noi entriamo in relazione con questi strumenti, mi sembrava un buon modo proprio per far sì che le persone inizino a pensare alla loro interazione con questi strumenti come qualcosa di complesso, non di semplice, e soprattutto inizino a pensare a cosa vogliono che gli altri sappiano di loro. Vi faccio questo esempio che appunto è ancora laterale ma molto collegato. Dicevo, queste due medicine, allora singolarmente fino al 2013 non erano stati riportati casi in cui una medicina facesse alzare il rischio di iperglicemia, cioè che si alzi il rischio di glicemia nel sangue più alta, glucosa nel sangue più alta del normale. Singolarmente non avevano questo effetto. Combinate si è scoperto che avevano questo effetto. Come è stato possibile scoprirlo? Questo signore ha chiesto alla Microsoft, quando installiamo alcuni plugin di Internet Explorer, accettiamo, senza leggerlo, nelle licenze, il fatto che la Microsoft salvi i dati sulle ricerche di Google, Bing e Yahoo. Questo signore ha analizzato le ricerche degli americani nell'intero arco dell'anno 2010 e ha visto le correlazioni tra quando una persona cercava il nome di questo farmaco e un effetto collaterale collegato all'iperglicemia, oppure solo questo farmaco e un effetto collaterale collegato all'iperglicemia, oppure entrambi i farmaci e un effetto collaterale collegato all'iperglicemia. Ha fatto un'analisi statistica su milioni di dati e è venuto fuori proprio questo, cioè la correlazione tra i due farmaci che singolarmente non avevano effetti sull'aumento della glicemia del sangue. Quindi, questo per dirvi che i nostri dati possono essere utilizzati in tantissimi modi, e se io ho dato il permesso, per esempio tramite una licenza, qualche anno fa, magari i miei dati, dopo qualche anno, vengono utilizzati per fare queste ricerche. Ma qui siamo nel 2013, stiamo solamente grattando la superficie, perché qui abbiamo analizzato, lui ha analizzato solo quindi ricerche volontarie, però per esempio uno potrebbe analizzare i suggerimenti che fa Google, e avete visto l'enorme mole di dati, diciamo un'enorme mole di dati del genere aspetta solamente qualche ricercatore ben intenzionato o malintenzionato che trovi un modo ragionevole per incrociarli e per farsi un'idea di quello che sta succedendo. Questo signore concludeva il talk in modo molto interessante dicendo i francesi e gli europei in generale, citava degli articoli, sono molto tranquilli nel cedere le proprie informazioni a terzi, in particolare a Google, Facebook e altri, rispetto agli americani, perché in Europa, in quasi tutti i paesi, l'assistenza sanitaria è garantita a tutti. Quindi, per esempio, molte persone, in particolare europee, non si fanno scrupoli a digitare su Google le proprie malattie per cercare possibili effetti collaterali. Mentre gli americani
lui dice, dovrebbero iniziare a pensarci prima di scrivere su Google, perché magari un'agenzia di assicurazioni potrebbe chiedere i dati alla Microsoft, fare le sue analisi e magari decidere la quota dell'assistenza sanitaria per il singolo cittadino anche sulla base di questo tipo di inferenza statistica. Quindi io con questo ho concluso.